Dopo aver scritto e diffuso un lungo dossier sulle carenze dell'assistenza sanitaria in Campania e in tutto il sud Italia e sulla differenza sostanziale con l'assistenza sanitaria erogata nelle regioni del nord, Girolamo Auricchio, vice sindaco di Rocca d'Aspide e presidente dell'associazione Aree Interne del Cilento, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno. La salute, dice, è un diritto di tutti, sancito e tutelato dalla Costituzione italiana. In Campania non viene assicurato. Il vice sindaco Auricchio è un fiume in piena e denuncia le difficoltà dei cittadini, specie quelli che abitano nelle aree interne, ad accedere ai servizi sanitari. Le aree interne sono caratterizzate, spiega, dall'essere distanti dai principali centri erogatori di servizi e hanno difficoltà ad accedere ai servizi di emergenza, ai servizi domiciliari, per effetto della minore disponibilità di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e guardie mediche. Ciò inevitabilmente genera una minore attenzione, in modo particolare verso la popolazione anziana maggiormente bisognosa di assistenza. Nelle aree interne del sud Italia la percentuale di ultra 65 anni con limitata capacità economica è molto elevata. Di conseguenza gli anziani impossibilitati ad accedere a cure specialistiche di natura privata, viste le lunghe attese del Servizio Sanitario Nazionale, non potendosi sottoporre a faticosi quanto dispendiosi spostamenti per i cosiddetti viaggi della speranza, decidono di rinunciare alle cure lasciandosi morire prematuramente nel silenzio assordante delle istituzioni. Sono 4 milioni gli anziani che in modo particolare nelle aree interne delle regioni del sud sono costretti a rinunciare a visite, esami o cure mediche di cui avrebbero bisogno. Nella società in cui viviamo questi decessi apparentemente non hanno un responsabile, ma in realtà li considero alla pari delle morti bianche. Specie nelle aree interne c'è gente che vuole curarsi e non può farlo, non è accettabile che non ci sia un responsabile, conclude Auricchio, che ha inoltrato i drammatici dati alla Procura della Repubblica affinché possa eseguire opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti.